Ciao a tutti da Vittorio. Isai oggi ha svolto le visite mediche e quindi domani dovrebbe firmare il contratto per diventare un nuovo giocatore della Lazio. Sarebbe il secondo acquisto per la Lazio, dopo Kamenovic, ovviamente. Quindi Isai dovrebbe partire per il ritiro di Auronzo e quindi Sarri dovrebbe avere più di un giocatore nuovo a disposizione. Vi ho già detto in un video precedente di Felipe Anderson gratis alla Lazio. Vorrei spiegare un attimino meglio la situazione, perché qualcuno potrebbe dire non è gratis. In realtà la Lazio pagherebbe 3 milioni di euro Felipe Anderson al West Ham, ma il West Ham, che lo comprò 3 anni fa a 35 milioni, deve ancora alla Lazio 3 milioni, e quindi la Lazio non esborserà un euro per Felipe Anderson, che arriverà quindi a Roma teoricamente con 3 milioni, ma sostanzialmente la Lazio li abbuona al West Ham, che però avrà il diritto di rivendita, avrà un 50% sulla futura rivendita di Felipe Anderson. Però direi un colpo dal punto di vista economico sicuramente ottimo per la Lazio. Poi il campo ci dirà se è stato un grande acquisto anche dal punto di vista tecnico. Qualcuno mi ha scritto che ne sa che lo voleva Maurizio Sarri. Non lo dico io, l'ha detto Alfredo Petullà, che avete visto era anche a casa di Sarri, per cui potete immaginare che relazione ci sia. E se l'ha detto Petullà che Sarri ha voluto Felipe Anderson, beh, c'è da crederci. Sarri ha detto che servono gli esterni alti in questa squadra per giocare col 4-3. Primo è arrivato Felipe Anderson, si aggregherà verosimilmente nei prossimi giorni per partire per Auronzo, e quindi la Lazio ha già il primo esterno, manca il secondo. E qui bisogna ancora vedere. C'ho la maglietta del Paris Saint-Germain perché magari mi auguro che Leonardo arrivi a offrire qualcosina in più per prendere il Tucu Correa. Io credo che Correa sia un ottimo giocatore, però forse è arrivato il momento di cambiare aria, di andare a Paris Saint-Germain, e con quei soldi la Lazio potrebbe andare a prendere Sarabia e completare il tridente d'attacco. Non solo, la Lazio potrebbe prendere Sarabia praticamente a zero, perché sarebbe un conguaglio per Correa, e poi usare quei soldi per altri. Un altro paio di colpi di calciomercato. Il primo candidato è Basic per la mediana della Lazio. Anche qui c'è la trattativa. Il Bordeaux, come sapete tutti, credo, è retrocesso in Ligue 2, per cui è una situazione complicata. Però Basic potrebbe liberarsi per colpa della retrocessione a zero, e quindi la Lazio sta un po' in fase di attesa. Però vorrebbe portare a casa il colpo chiesto da Sarri. Mancherebbe l'esterno alto, perché potrebbe arrivare Sarabia. Si è riparlato di Brandt, staremo a vedere. Devo dire che fra i due, è vero, Brandt è molto più giovane, però è anche quello che è reduce da un paio di stagioni negative, per cui forse Sarabia sarebbe la soluzione giusta. E poi, a mio avviso, manca un difensore centrale. Ho fatto il video ieri a riguardo. Però, a mio avviso, numericamente la Lazio ha bisogno di qualcosa di più là. Comunque, oggi Isai, visite mediche, firme domani probabilmente, quindi arriverà l'annuncio. Felipe Anderson, tutto fatto, verosimilmente venerdì dovrebbe arrivare a Roma, sabato aggregarsi al gruppo. E attenzione, perché domani ufficialmente inizia l'avventura di Maurizio Sarri alla Lazio. Domani alle 12 presentazione, conferenza stampa. Farò video subito, finita la conferenza stampa. Sarà una presentazione, secondo me, molto interessante. Abbiamo già visto Sarri molto interessante quando parla, e vedremo un po' cosa ci racconterà Sarri anche del calciomercato. A mio avviso questa rosa non è completa, servono un paio di tasselli per migliorare questa rosa e farla renderla pronta per il calcio di Sarri, però guardando anche in giro, probabilmente la Lazio è già a un buon punto rispetto agli altri. Ripeto, fondamentale adesso è l'altra ala che deve arrivare per completare il pacchetto avanzato di Maurizio Sarri. Da valutare poi Raul Moro, vedere che cosa farà lui e il giovanissimo Luca Romero, preso dalla Spagna, 16 anni, verosimilmente farà la spola fra la primavera e la prima squadra. Però attenzione, perché dovrebbe andare in ritiro con Sarri, e quindi poi sarà il tecnico a decidere il futuro di questi due giovani. Saremo a vedere.
però diciamo che è stata una giornata positiva per la Lazio.